Benvenuti al tutorial numero 48 sul linguaggio C. In questo tutorial andiamo a vedere due nuove funzioni che non abbiamo ancora visto per la lettura e la scrittura su file, che sono la fread e la fwrite. E ve le scrivo qui. Fread, fwrite. Fread è per leggere da file, fwrite è per scrivere su file. La particolarità di queste due funzioni è che scrivono una sequenza di byte e leggono una sequenza di byte. Quindi con la fwrite noi possiamo scrivere qualunque tipo di informazione, immagini, video, musica, caratteri, memoria, quindi possiamo scrivere quello che vogliamo. E la stessa cosa per la fread, che legge una sequenza di byte dal nostro file. Allora, l'esercizio che ho creato è semplicemente una struttura dati di base che serve per l'inserimento di un esame e il relativo voto. Quindi ho creato typedef struct char esame assegnandone la dimensione len, che è di 100, e un int voto, e l'ho chiamata esame. Poi ho creato questo prototipo di funzione che vedremo dopo. Nel main ho creato un file, un puntatore a file, quindi file fp, una dimensione, una variabile i di tipo intero. Poi ho creato la mia struttura dati, esame, l'ho chiamata s, quindi questa è una sorta di inizializzazione. Ho aperto il file e qui notiamo subito la prima differenza. Qui la A è per la scrittura, non ho messo V, ho messo A perché voglio che si conservino le cose che scrivo. Se io scrivessi V e andassi adesso a compilare, ad eseguire il programma, e scrivessi delle cose, e poi chiudo il programma e riapro, la V mi sovrascrive quello che ho scritto prima, la A invece appende, infatti la A sta per append, cioè alla fine del file comincia a scrivere. B è per dire in modo binario, quindi sto scrivendo una sequenza di byte. If fp, quindi se fp praticamente si è aperto. Chiedo quanti esami vuole inserire e la prendo come dimensione, svuoto il buffer e in un ciclo for per i che va da 0 a dim chiedo quante volte vuole chiedo di inserire prima l'esame e lo prendo con la gets e non con la scanf, così può, non, possiamo inserire anche degli spazi, per esempio l'esame algoritmi e strutture dati, non, con la scanf non potremo scriverlo, dovremo scriverlo tutto attaccato. Poi prendo il voto, scrivo su file, adesso andiamo a vedere, e poi svuoto di nuovo il buffer, chiudo il file. Questo è il ramo dell'else, vuol dire che FP non si è aperto, quindi c'è stato un errore nell'apertura del file. Poi richiamo la funzione systempause return 0. Andiamo a vedere l'fwrite, il prototipo. Allora, il primo parametro, sono quattro parametri. Il primo parametro è il buffer dove deve andare a prendere i dati, che in questo caso è appunto la nostra struttura dati S, quindi con l'E commerciale S. Poi dobbiamo indicare la dimensione dei file che deve scrivere, dei dati che deve scrivere, cioè size of S. Questo è un po' come l'allocazione dinamica. Qui è il numero di dati che deve scrivere, 1, e questo qui è il file su cui deve andare a scrivere, che è naturalmente FP. Sperando che questo sia chiaro, qui è come se ci fosse n elementi e qui c'è la dimensione di ogni elemento. Qui c'è il buffer e qui c'è il file, sostanzialmente. Quindi il file è FP, il buffer è S, che è di tipo esame, dim elemento è size of S, perché appunto abbiamo creato questa struttura dati, e in elementi 1. Andiamo a vedere la stampa degli esami, quindi la fread. Io ho passato alla funzione stampa esami il puntatore a file e la mia struttura dati che ho creato. Apro il file fopen in modalità lettura, quindi R, sempre in modalità però binaria. Se fp è uguale a nullo vuol dire che il file non esiste, quindi c'è stato un errore nell'apertura del file. Altrimenti, vabbè, questa è una printf esami. Qui inserisco un while e all'interno del while inserisco la fread. Fread, come la fwrite, restituisce il numero di elementi che ha letto e la fwrite restituisce il numero di elementi che ha scritto. Quindi,
Se il risultato della FRID è maggiore di 0, vuol dire che ha ancora elementi da scrivere. Quindi finché hai ancora elementi da scrivere, questo è in pseudocodice sostanzialmente, quindi finché c'è ancora qualcosa da leggere, scusate, non da scrivere, finché hai qualcosa da leggere, stampa esame voto, percentuale S, percentuale D, S.esame, S.voto. Insomma, queste sono cose che avete già visto. I parametri sono gli stessi. Questo è il buffer da cui deve leggere, la grandezza di ogni elemento, il numero di elementi che deve leggere, FP. Quindi legge un file, un dato alla volta, ed è sempre una sequenza di byte. E poi chiude il file. Andiamo a compilare. Voglio inserire due esami, fisica 28, matematica 21. Adesso io avevo già inserito altri esami. Vedete, mi li riscrive sempre tutti. Non ha problemi nel prendere con la get il nome dell'esame, io posso inserire anche degli spazi. E questo è il nostro esercizio. Mi è stato ispirato da un utente di YouTube che ha avuto problemi con una tipologia di esercizio simile. L'ho aiutato e quindi ho voluto fare questo tutorial per spiegarlo a tutti. Sperando che sia chiaro, non mi resta che rinviarvi al tutorial numero 49. Per dubbi o chiarimenti potete scrivermi via messaggio privato o lasciare un commento, come tanti di voi fanno. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial.